Bella raga, ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Madonna, quanto tempo! Guarda che non vedete la mia faccia sul mio canale YouTube. Cioè, no, in realtà l'avete visto perché stanno uscendo le puntate di Girls Like You, però è tanto che non faccio un video così dove parliamo, dico un po' di cose, faccio video lunghissimi per poi dire magari una cosa che potevo dire in 2 minuti. Vero? Sì, però lo so che vi piace quando parlo, parlo, parlo. Che cazzo, non avrai mai da parlare così tanto, Rosy. Oggi facciamo un video breve. Mi impegno a fare un video breve. Ci provo. Allora, siamo nel mese del Pride. Siamo nel mese del Pride, però quest'anno niente Pride. Anche se io ho fatto il Pride online. Sul sito Viola, l'innominabile, se no YouTube prende la vita, me la prende, me la sposta, me la butta, me la brucia, quindi l'innominabile. Ho fatto il Pride online, non mi sto sponsorizzando, no? Sto semplicemente dicendo che ho fatto il primo Pride online d'Italia a fine maggio. Comunque, whenever, non è di questo che volevo parlare. Oggi vorrei fare una domanda ad alta voce e provare a dare delle risposte. La domanda è: mi sono convinta di essere lesbica? Ma cosa? Iniziamo così. Perché già questa domanda di per sé. Cioè, cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo, mamma? E intanto. Adesso parliamoci chiaramente, ci sono tante persone che pensano che l'omosessualità sia una moda, che va di moda e quindi siccome va di moda siamo tutte lesbiche, tutti gay, tutti bisex, tutti pansessuali, eccetera, eccetera, eccetera. E invece no. E invece no. No. E non lo dico sulla base del nulla, cioè non è che dico no, basta, punto, cioè no, è così, è così. A parte che è così, è così. Quindi potrei anche dirlo sulla base del nulla, cioè potrei semplicemente dire no, no, no e basta. Però ho voglia di argomentare. Neanche troppo perché ho promesso che avrei fatto un video breve. Riusciranno i nostri eroi a fare un video breve? Lo scopriremo solo registrando. Vediamo. Cioè praticamente come funziona? Tu vuoi autoconvincerti di essere omosessuale, quindi metti la lesbica, arriva davanti allo specchio, si guarda e dice: sai che saresti proprio una bella lesbica tu? Ma cosa? Oppure il gay: amo, adoro. Sì, mi riesce bene, dai, oggi potrei fare il gay. Ma cosa? Riassunto di questo video: ma cosa? Cioè, allora, raga, con che criterio? Con che criterio? Con che criterio si ci può convincere di essere omosessuali? Adesso parliamo seriamente perché stavo un po' ironizzando perché è tutto così comico. E non siamo a Colorado, neanche a Zelig, però fa tutto così ridere. Ridere per non piangere poi alla fine, perché in realtà sarebbe da piangere. Però no, 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 stiamo uscendo da un periodo brutto, facciamoci una risata. Facciamoci una risata. Quindi, tornando all'argomento del video, le persone che ovviamente fanno delle esternazioni del genere è perché non hanno mai provato sulla propria pelle che cosa si prova ad essere una persona omosessuale. Perché ci sono tantissimi problemi da affrontare, ovviamente. Per molti è semplice, nel senso, tu ti scopri e dici: wow, wow. Adesso vado a sforbiciare un po' di qua e di là. Wow! Adesso vado a fare la tomba un po' di qua e di là, mi appoggio al palo e vediamo chi mi cade. Però, se per molti è così, per molti altri invece non è così. Perché appunto ci sono diversi tipi di percorsi, tipo c'è il percorso di quella che si accetta subito. Cioè, quindi tranqui, capisci di essere una persona appartenente alla comunità LGBT, qualsiasi esso sia il tuo orientamento sessuale, dici: sti cazzi, top, favola, meraviglioso. Però poi magari c'è la società che è i figli no, è le unioni civili no, è bestie di Satana, è questo, è quel, che basta, però fatemi una vita a un certo punto. Però,
Però se da una parte ci sono le persone che magari si accettano e poi vedono che la società è un po' restia, però sti cazzi di nuovo, dall'altra parte ci sono le persone che la prendono proprio sul personale, cioè lo sentono il peso dell'odio della società e quindi già per questo perché tu dovresti convincerti di essere omosessuale se non lo sei? Per quale motivo dovresti sentirti odiato da metà della popolazione italiana se non appartieni a quella categoria? Cioè a che pro? A che pro? Tu dici, wow, che bello, guarda quante persone odiano gli omosessuali, oggi voglio essere omosessuale, ma sei scemo o cosa? Ma non tu che vuoi essere omosessuale, tu che lo pensi, sei scemo o cosa? Come, con che criterio logico una persona può pensare che appartenere a una categoria discriminata possa far piacere a qualcuno? Cioè, io vedo gli etero accettati da tutti, possono fare quello che vogliono ovunque, non devono fare le cose a casa loro, a differenza degli altri. Sarebbe molto più semplice essere etero, no? Quindi se tu ti dichiari una persona omosessuale, non è perché ti sei convinto di essere omosessuale. Come fai a convincerti? Che cosa c'è? Un'enciclopedia, un libro, un manuale che tu lo leggi e dici se faccio così, forse seguendo queste dritte posso diventarlo anch'io. No, raga, no, no. Perché poi, come dicevo, se da una parte ci sono le persone che si accettano tranquillamente, dall'altra, oltre ai problemi con la società, problemi personali. È il rifiuto verso se stessi, è perché sono sbagliato, è questo e quello. Non è una vita semplice. Non è una vita semplice, quindi perché? Perché tu, persona X, dovresti convincerti di essere omosessuale? Poi parliamoci chiaramente. Se la patata si bagna quando vedi un'altra donna, è così. Cioè non è che tu senti love con lei sì, con lui no, con lei sì, no. 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 Cioè è una cosa naturale. Io non l'ho mai controllata, non ho mai cercato di convincere la mia patata ad essere da una parte piuttosto che dall'altra. In realtà non saprei neanche come si fa. Ma seguiamo la moda. Oggi seguiamo la moda dei gay e delle lesbiche. Domani torniamo sulla retta via. Così? Si fa così? Nel senso che conversazione intima tra te e il tuo apparato riproduttivo. What, per non dire per l'ennesima volta, ma cosa? Quindi capite che io vorrei invitare queste persone che dicono queste cagate a riflettere prima di dirle. Cioè dovete riflettere. Esibizionismo, moda, si convincono di esserlo perché fa figo. Ma cosa? Ma cosa? Parte 15. Raga, ma cosa? Basta Rosy dire ma cosa? Sta diventando peggio del ma tutto a posto, ma cosa? No, raga, davvero, questo video, a parte che sto facendo un po' di ironia per sdrammatizzare queste idee veramente imbarazzanti, però vuole essere un video di riflessione per le persone che realmente pensano che ci si possa convincere di essere omosessuali. Cioè, è impensabile come cosa, raga, non esiste, non ti puoi convincere di essere omosessuale. Cioè, ci sei, ci nasci, non ci diventi. Magari quelli che prendono coscienza poi più avanti fanno un percorso diverso rispetto a chi lo capisce da giovane, a chi lo accetta da giovane, perché tutto poi sta nell'accettazione, non sta tanto nel capirlo, perché comunque i segnali li sentiamo tutti, solo che magari ci sono persone che preferiscono ignorare questi segnali e poi si ritrovano a 40 anni a dire però effettivamente quando ne avevo 15, quando ne avevo 18, quando ne avevo 20, tutti questi segnali io già li avevo percepiti, solo che li avevo ignorati. Quindi cercate di uscire da questi pensieri completamente ignoranti, dove credete di poter etichettare l'omosessualità come una moda che va in questo periodo. No, non è una moda, semplicemente ci siamo frantumati i cosi in generale, senza dire cosa, ma anche noi donne ci siamo frantumati i cosi e siamo stanchi di stare zitti, siamo stanchi di essere invisibili, siamo stanchi di sentirci dire sempre le solite cose. Quindi adesso se ci vedete di più, non è che moda inverno autunno 2020, quindi stiamo uscendo fuori tutti adesso come i funghi, no, semplicemente che piano piano
si sta dando un po' di visibilità alla comunità LGBT e quindi ne vedete tanti, perché siamo tanti, conquisteremo il mondo! Raga, non è una moda, ci nasci. E quello che senti, i sentimenti che provi per le persone del tuo stesso sesso, non le puoi controllare, non te le puoi imporre. Ci sono e ci siamo, quindi fatevene la ragione, smettetela di arrampicarvi a tutti i muri, perché a forza di arrampicarvi ai muri ci avete limiti ovunque, perché sbattete ovunque ogni volta. Quindi smettetela per favore di fare esternazioni alquanto discutibili, perché l'omosessualità non è un'opinione, non sarà mai un'opinione, quindi voi non avete il diritto di mettere in discussione qualcosa di naturale, perché l'omosessualità è assolutamente una cosa naturale. Fatevene una ragione. Ecco, questo era il mio grandissimo comeback to you su... sì, vabbè, ciao cazzo. Questo era il mio grandissimo comeback su YouTube. Sono già pronta quest'estate a spostarvi la vita con tutti i miei nuovi video, i miei nuovi format che sbarcheranno in questa piattaforma meravigliosa. Voi come sempre mettete un pollice in su, commentate qui sotto, perché tanto che non vi leggo quindi mi piacerebbe leggervi. Iscrivetevi al canale, condividete il video e seguitemi su tutti i social, perché li ho tutti i social, non me ne manca manco uno, quindi seguitemi su tutti i social, vi lascio tutti i link in bio, tranne forse quello del sito Viola, perché altrimenti, come avevo già detto all'inizio, YouTube mi prende la vita e me la sposta, quindi quello non ve lo metto, perché non si sa mai, mi sono fatta un culo così per arrivare a quasi 20.000 iscritti. Tra l'altro siamo quasi 20.000 iscritti, ci vogliamo da una mossa per arrivare a sti 20.000? sì o sì, eh? Ci vediamo presto, il mio cuore è vostro, prima della patata, anche se è una moda, e poi vostro.